nuovo video e finalmente lo registro. Allora, volevo farvi vedere le cose che praticamente, come leggete dal titolo, le cose che ho mangiato e volevo farveli vedere per dire la mia, come mi sono trovata. Se sentite questa voce un po' strana è perché sono ancora raffreddata. Comunque, sono pochissime cose, praticamente sul mangiare, sono pochissime cose sul mangiare. Però vi faccio vedere che cosa, diciamo, ho comprato l'altra volta e non sono neanche tante, per cui iniziamo prima che questo video dura troppo. Ah, prima di iniziare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina così almeno vi arrivano i video che pubblico, seguitemi su Instagram che lì sapete tutto prima di YouTube, un bel commentino qua sotto se anche voi avete provato queste cose che vi farò vedere. Un bel mi piace e poi non mi ricordo più che cosa, credo che ho detto tutto, per cui iniziamo. Allora, prima di tutto iniziamo da questo. Allora, queste cose sono da tanto che le ho messe da parte, per cui alla fine mi sono ricordata che ce le avevo e che dovevo fare il video prima di buttarle. Comunque, ho assaggiato queste mini gallette di mais, adesso la luce farà cagare, ma non ho gli attrezzi giusti, come sempre. Comunque, spero che si vede bene. Allora, queste gallette bio, 100% italiano, basso di grassi. Niente, l'ho presi per la prima volta, l'ho provati. Allora, sinceramente, secondo me sono un po' troppo dure e non mi hanno fatto impazzire, per cui questa è la prima volta che li compro e sarà l'ultima. Comunque, queste qua che sono 150 grammi. Adesso non so se riuscite a vedere, perché comunque queste qua. È il primo questo. Poi altre, allora no, questi sono triangoli di mais, sempre bio, tipo quelle, adesso non mi viene il nome, però vabbè, credo che capite dalla figura. Queste qua a 90 grammi, anche queste le ho provate per la prima volta. Queste diciamo che non sono male. Ovviamente sono più per chi vuole essere, cioè chi è in dieta, chi vuole perdere peso. E non sono male, ma neanche queste, diciamo, mi sono piaciute così tanto. Solo che se mettete la salsina, ad esempio una salsa ovviamente giusta, io ho messo un'altra salsa che in teoria, adesso mi ricordo come si chiama, ma era una salsa che faceva ingrassare, per cui diciamo che era meglio non... Scusatemi, arrivano i messaggi. Comunque era meglio non mangiarla con quella salsa, ma un'altra salsa più bio. Però vabbè, io sono fatta così. Comunque, se la mangiate con la salsetta, è ancora più buona, per cui questo potrei anche consigliarveli. Poi passiamo a questi qua, che sono i miei preferiti, perché se vedete sono due pacchi, e credo che ne comprerò altri, non credo, li comprerò altri, perché sono una cosa irresistibile, altro che patatine. Queste qui, alla mela, anelli di mela, sono strabuone. Sono patatine alla mela secche e ve le consiglio ma tanto, perché cioè appena le mangiate vi innamorate.
sono 40 grammi, io vado talmente matta che preferirei davvero 100 volte queste che le patatine che sono schifezze, per cui queste qua ti aiutano anche, diciamo, a restare in forma, perché mela, cioè, è buona. Sì, ok, non è che fa tanto male mangiarle così tante, ma, cioè, se vedete, io ne ho due di pacchetti ed era una cosa buonissima, per cui ve le consiglio. Poi, questi qua, Choco Rich, non so come si dice, praticamente sono quelli al cioccolato, cioccolato al latte. Sono le gallette con sopra il cioccolato al latte. Non mi hanno fatto tanto impazzire, a prescindere che io non è che mangio tanto cioccolato, per cui non sono, cioè, è buonissimo, ma non sono tanto un amante di insistere con il cioccolato, per cui queste le ho volute solo provate perché ho visto una youtuber che le mangiava e vabbè, forse non erano queste, ma più o meno erano simili. E diciamo che sono buone, ma non è che fanno tanto impazzire, per cui queste sono quelle che ho mangiato io, sono 100 grammi. E il prezzo costa troppo, perché me lo ricordo il prezzo, costano 3 euro, per cui 3 euro solo per queste qua è un po' troppo e non sono neanche tanto da fare impazzire, per cui non lo so, non è che ve le consiglierei più di tanto. Poi passiamo alle mitiche gallette di mais, che sono due, per cui, cioè, vi faccio vedere alle mie mitiche gallette di mais che fanno impazzire tutte le ragazze. Queste me l'ha consigliate una youtuber che seguo, che è Pepper Chocolate 84, se non mi sbaglio, io ormai mi perdo sempre via. Lei fa vedere sempre queste gallette di mais bio e alla fine sono andata di matta anch'io. Infatti, come vedete, sono due confezioni già finite, ma ce ne saranno, cioè, nel 2019, perché io sto registrando nel 2020 adesso, comunque nel 2019 ne mangiavo così tante che alla fine continuavo sempre a spendere soldi solo per queste cose, che fanno bene. L'unica cosa è che i soldi andavano, per cui sono troppo, cioè, sono buone. Se ci metti anche qualche salsina, ovviamente bio, state certi che sono ancora più buone. Per cui queste ve le consiglio. Ovviamente sono due per farvi capire che sono davvero buone. Le prenderò ancora perché inizio, sto già facendo la dieta, per cui praticamente ne prenderò ancora e ve le farò vedere. Credo che ve le farò vedere molto prima di questo video che voi avete dovete già ancora vedere. Mi sto impappinando, non so cosa sto più dicendo, vabbè, lasciamo perdere. Comunque queste ve le consiglio, sono di 130 grammi. Queste secondo me sono le migliori, secondo me, per cui non lo so. Ok, queste sono, ripeto, sono poche cose, almeno credo. Se ho dimenticato qualcosa ve le metterò dentro nella clip, però non credo di aver dimenticato altre cose da mangiare, perché queste qui sono le cose che ho mangiato di più, le cose che ho messo da parte, diciamo. Siccome io in questa, allora, nel 2020 ci saranno tanti cambiamenti, per cui credo che, non so se l'avrò già detto, non lo so. Comunque, volevo dirvi questo. Adesso è un po' complicato perché, essendo che vivo con i miei, è un po' difficile farvi vedere le cose che compro, la spesa, le cose che mangio, le cose se sono buone oppure no, come sto facendo adesso, è un po' complicato. Ma da quest'anno
cambieranno le cose, per cui cioè, andrò in una casa mia, solo mia, e lì potrò fare vedere cosa mangio, quello che compro, la spesa e robe varie. Per cui, se vi interessa questo video dove finisco le cose da mangiare, ovviamente tutti in generale, anche da bere, eccetera, fatemelo sapere sotto in questo video se siete interessate su queste cose qua, tipo cose finite, non lo so, qualcosa del genere, che ne farò altri quando avrò una casa mia, perché la stiamo ancora cercando. Poi questo video adesso non so se andrà prima o dopo, di aver trovato la casa, non lo so, però vabbè, intanto ve lo dico, così siamo a posto. Ok, è già durato un po' troppo questo video perché poi parlo anche fin troppo. Niente, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti, che io ovviamente li leggo tutti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi ancora al canale. Un bel mi piace a questo video. E niente, ci vediamo al prossimo video perché sto sole che non arriva, non si vede niente, non riesco a vedere niente se sto registrando oppure no. Vabbè, lo scoprirò. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!